Io Ivano Saccio ci tenimo io e te. Ci tenimo. Se carisma, parliamo se abbiamo carisma, mo. Ma dice che annanzi su schermo, lì babbamo. Ci vedi che è arrivato te mille? Non hai idea, no? Guarda quante mille ci sono, guarda. Qui sono tutte mille che sono arrivate. Tutte mille. E la gente che impazzisce per noi. Però tieni, devi, aspetta, la gente impazzisce, così no mi rimproveri che parlo in dialetto. La gente impazzisce per noi, guardate, sono arrivate tutte queste mille e oggi ce n'è una che non è tanto bella per la Ivana e noi la leggiamo ugualmente perché quella. Accettiamo pure le accettiamo critiche. Qualunque critica. Allora, ovviamente, come al solito, noi la mettiamo sempre sullo scherzo. Buongiorno a tutti, non sa ciao a tutti. Se è la 22esima, se è la 23esima, oggi verso Ugunti va. 20, sta scritto 23. No, Ivana si è segnato 23esima, 23 anni, come l'anni mei va. 23 sì. Caruso di primo a mezz'anca, non è a manca. Infatti, se sommi, manco 46 ci sommi, 23, no, 57, vai, voglia. C'è anche il sole. Allora, buongiorno a tutti, dicevo. A tutti i nostri telespettatori e dobbiamo ringraziarvi perché le mail che ci stanno arrivando sono mail che coprono un po' tutto il territorio del Salento e quindi questa è la prova, la riprova che adesso Teleonda viene vista in tutto il Salento e anche oltre. E allora grazie a tutti. Detto questo, continuano ad arrivare le mille per il riso, verze e fasuli. Ivana, ma mi criti? Perché evidentemente la stanno man mano, la stanno facendo. Madonna, piano, incredibile, riso, verde e fasuli, come se fosse un piatto di ristorante, di coso. Ma una cosa impressionante. Ma le cose semplici sono quelle più buone, infatti, hai risaputo infatti, questo, infatti, no? Infatti, vabbè, allora, ho qualche saluto da fare, ma questo li faremo volta per volta, mentre prepareremo le ricette. E quindi tutti quelli che hanno chattato o scritto per i saluti verranno fatti durante la preparazione delle ricette, per coprire i tempi morti. Allora Ivana, domanda, ci mangiamo osci? Ci mangiamo osci, tanto per confermare quello che abbiamo detto prima, no? Un piatto molto semplice e molto povero. Pasta e patate. Vabbè, pasta e patate. Pasta e patate. Poi vediamo come si fa. Poi vediamo. Mica anche un particolare, diciamo. Vabbè, un particolare, una pasta e patate. E poi delle schiacciatine che sono anche, no? Uno delle cose che fanno tipiche tutti. Nostre, che fanno tutti, però fatte in un modo un po' particolare, no? Con funghi e formaggio poi messe al forno. Ah. E quindi vediamo adesso. Quindi oggi, visto che dobbiamo fare schiacciatine, un coculo io torno. Sì, sì, pure ci faccio una. Basta Ivana, che stai quieto. No, prima ci di una cosa. Come al solito, basta che stai quieto. Mi metti la scocchia in bocca e mi mutisce. No, dico basta che non ti lamenti sempre. Allora, no? I miei cari e affezionati telespettatori, ti aspettene a pasta alla carbonara mia. Allora, la prossima fiata, fanne una ricetta. E solite ricette due. Però fanne qualcuna calcio le picca con la prepari in modo che non poi. Ma dobbiamo fare le ricette per carnevale. No, non si buschi niente, se posso fare pasta alla carbonara. Sì, pensa. Sei buono. Vai, cominciamo. Vabbè, cominciamo con la pasta e patate, anzi cominciamo. Tu comincia a preparare le polpette, no? Aspetta, mi sciacquo i mani prima. Punta te, sì. Cavamo e sciacquo i mani. A lavarsi le mani. Quindi le polpette, io comincio a preparargli le cose che vanno messe, quindi la carne tritata, io uso mischiare la carne di cavallo o di vitello con la carne di maiale perché vengono più saporite. Più saporite, sono tornate Ivana, non si pensava che ti sbarazzavi facilmente di no. Me. Allora, ma c'ho qua di mani, poi ci mettiamo. Io, quindi formaggio, questo è mischiato, un po' di toscanello e un po' di sardo. Ah, ecco. Poco sardo, io ne metto poco sardo perché. Ma è vero che quando mettiamo il sardo e l'elastico arranciatisce nelle polpette, va? Quello sardo? Non è lo vero? So. Io non le, quando le cucino solitamente si consumano. Si mantengono pure. Quindi un po' di pane grattugiato. Poi? Sale. Roberto sì, non ha mentito, mancabile. Sì, certo. E poi basta, no? Pepe. Un pepe, ah ecco. E poi? Pepe, poi mettiamo un pochino di
Ah, una, Un po' di buccia di limone. Io quando faccio le grattugiata. polpette da mettere nel sugo non lo Non lo metti, metto, però queste però schiacciatine sono un nelle secondo. schiacciatine mi piace il gusto Di questo di limone qua. buccia di limone. Perché non devono essere messe nel sugo, quindi Queste no, come sono fatte, Ivana, rosti sono prima passate in padella e poi e poi messe in messe forno. con i funghi e il formaggio. Cioè non molto perché sennò poi diventa amaro. Eh sì, limone marisce poi alla fine. Limone, quel che manca, un po' di noce moscata. Ah, noce moscata, andato con la Crazzi, con qui la stessa? Sì, no, c'è quella piccolina. Na, vanne te. Na, guardati, cristiani miei, na, guardati, na, Questo è na. proprio per il. Gli utensili della zia Ivana. Questo è C'è a proprio. trattare un attimo di pepe, scommetto che andavi una tanta, quando ne franco un volli, va. Ma appoggio qua così vado Na, meglio. guarda, dai, guarda, guardati, signori miei. Ma queste le vendono, quando vendono la noce moscata vendono Ah, ti molte capisco. volte la noce Ora moscata cogli con qui già. Facciamo tutto. Ecco, ma lo mettiamo qua. Ecco, così. Ecco, a posto. e E penso di basta, va aver. un bentusino a mentire. Penso sì, prezzemolo. Questo un po' Sei serve. incredibile, sì, incredibile Per i sei. funghi pure. Allora, e poi Quindi posso facciamo. impastare dopo, Sì, puoi cominciare pure. no? Aspetta, me lo puro d'arloce, il mio. Bellissimo, questo sai quando me l'hanno regalato quando sono uscito in pensione, i Pensione? colleghi miei, Telinama, Telexima, che ora si chiama distretto sociosanitario, prima diceva Sociosanitario. Linama, no? L'altro giorno sono uscito, ha trovato il direttore, ha trovato, mi ha detto, dico, no, direttore, ho saputo che fa Linama, cioè non è qui Inama Luigi, ora si chiama distretto sociosanitario, ho detto, ma noi sempre Inama l'abbiamo Piange chiamato e di continuo nome. lo chiamiamo Inama, Inama. Beh, posso impastare? Sì. Allora, Wow. senti la regola che è un pochino duro, poi metti poco di Bene, latte. allora posso uscire. Ah, Io posso. Io intanto mangio un invece fondacato e razze pure, va. Per comincio a preparare le patate per la pasta la e pasta e patate. Ah, guarda, patate. dai, Quindi le guarda. pulisco. Ah, mo' a pulizzare Questo le patite. Ha è il fatto messo. Allora, coltello. facciamo una cosa, mentre io impasto e te le pulizzi patite, va. Salutiamo Stefano Pasquale Tappia o Tappia, che saluta il cugino Marco, il cugino Davide e gli zii Teresa e Osvaldo. Intanto li salutiamo. Salutiamo. Ciao, Marco, Davide, Teresa e Osvaldo da parte di Stefano Pasquale Tappia o Tappia. Poi dobbiamo salutare la signora Franca, che è a mamma del Givagnoni che vende una frutta in Viale Bari. Vieni presenti te? Vabbè che tu non scendi là sotto, no? Qua si chiamano Pierluigi Alessio, te non cambio di frutta. Dice che a mamma si impaccisce per noi, veramente pure Luigi, dice che quando può essere capa se la vide una puntata. Allora salutiamo la signora Francesca e salutiamo i figli Pierluigi e Alessio. Ciao, e in un giorno di questa ci mangio faccio di fornimento di frutta. Qua l'ha già spicciato pire, mille, marandolini, tutto ha già spicciato. Poi mercurio aiopo tu, va, pensa te. Oggi Come oggi? Città di oggi sabato e te? Città dici? No, pure ne perde corpi, torta mia. Stiamo a sabato, dice oggi, mercoledì. Poi dobbiamo salutare Lina Stefanelli, che è una mia ex collega dell'ospedale. E già che saluto pure il marito, non mi ricordo come si chiama. Ciao Lina e ciao marito. Ciao marito. Ah, ci stai, Lina. Ho finito. Vai. Ivana, io ho finito, sai? Hai messo poco No, di non c'è mettilo bisogno per poco. il latte Mettilo, sì, un a vanire pochino. morbido. Quanto ti No, metteve? perché poco, perché sennò poi il pane grattugiato Dimmi. adesso assorbe Basta? poco altro. Ecco, basta. Basta. Visto ci che latte di mucca, di pecora, di crapa, Ivana, come? Latte lunga così, latte. Ivana, te ricordi quando passavano con le capo, con le pecore, va? Annuzza. No, cioè, io mi ricordo l'agostino delle pecore. No, noi Mi passava ricordo. Annuzza. Quando te lo mangiare dannanzi, Ivana, mamma mia, Era buono. quando faceva schioma, quando te lo mantiene in c'ha calo, no? Noi tanto con l'ucalo, scendiene con l'ucalo quando passava e sfattava e passa. Quindi le Mamma patate mia, vanno che tagliate tempi. abbastanza piccoline. Quanto devono cuocere poi Oh, quelle, questa che Ivana? brutta. Cosa, le Le patate? patate? Quando sono cotte le No, spegniamo. sì, c'è scoperte. Dipende, dicono. Domande, guarda, una risposta matata proprio Senti, che ti qualifica per quello che sei nei miei quando si confronti. cucina non è che i tempi sono sempre quelli. Ci sono per esempio anche patate
Ma non fare l'ironia, va con me. Non sto facendo ironia. No, ma io risposto sto, lì. Sto spiegando. Infatti Manuela ha riso, sto quindi spiegando che buonanotte. Quando si cucina olio sasso. Cioè la patata, quando la senti cotta, la patata è cotta, dico, quanto tempo ci vuole? Va bene, me ha già capito. Me cosa c'ha già fare, Vanamo? Ci sono schiacciatine. Quante? Altro le poggiù. Ecco, qua dietro c'è il piatto. Alla grido, vedi? Quante la c'ho fare? Tante va? No, no, più piccoline, non le fare molto grandi, sì. Così, aspetta, via. Sì, quale belle. Fai prima tonda, fai come sì, una polpetta e poi la schiacci, così viene vabbè, bella. Sì, ha ragione. Con i bordi ben. Però guarda già, guarda, no? Basta il Giotto, ti ricordi che Giotto dice ne capisce, non c'è che ho mano libera, perfetto. Na? Qui, na? Io, sì. Guarda. Va buono, ah, quando faccio queste cose io mi. Aspetta, faccio polpetta, hai ragione che è più comodo. Hai ragione che è molto più comodo così, è va. Più con le polpette, così, hai ragione, sì. Na? Ti viene faccio così, na? E poi schiacci. E poi scapicci, na? E vanno da chiù piccicca, ora ci per record, ma non faccio niente. Aspetta, no, te fanno inizio una ripicca. Ho già fatto una. Mi devo regolare per la cosa, per la quantità, no? Cade in mano. A posto. Le patate non molto grandi, pezzettini piccoli. Allora, leggo un'email. Questa mail è di Valentina Parlati. Ciao Luigi, ogni sabato a casa mia dice un continuo ridere alle vostre battute, perché ci facciamo stagli olio, siamo io e te. Vabbè, ho fisico più o meno sì, Ivana. Era adesso che io mazzo io. Abbiamo sempre, dice, un certo languorino quando vi vediamo mangiare. Comunque siete bravissimi. Per favore, dice, saluta la nonna Pina, mia mamma Raffaella e la zia Monica, che non si perdono nemmeno una puntata. Grazie. Te la conosce Valentina, no? Valentina, sì. Ciao Valentina e ciao a tutta. Quindi, la mamma, alla zia e alla nonna. Allora, patate, pancetta, vorrei togliere questa cosa qua. Levala, levala. Ecco. Allora, vitimo. Allora, abbiamo preparato le patate. Secondo round, diciamo, secondo passaggio. Stop, taglio la pancetta. Fumicata. Quindi la pasta a patate con la pancetta affumicata praticamente. Sì. La pancetta affumicata, tagliata a dadini. Era la cosa che mi piace, mi vedi? Spettacolare. Pancetta affumicata, poi allora un pochino di cipolla, quindi mettiamo l'olio. Olio d'oliva come al solito. Io continuo a fare schiacciatine, vedete, guarda, vedete che capilavori, guardate, sono capilavori. Quindi la cipolla si può mettere a pezzetti, ecco. Mi fanno i complimenti, io mi faranno invece, come le io polpette. La grattugio. Sciarocco. Anzi non è, c'è sciarocco. Friddu face. Una settimana che stanno in tosta, va freddo. Questa è una, sì, è una cipolla piccolina. Io la grattugio perché a me non piace trovare la cipolla a pezzetti. Prima lo sapeva nel parabita, diciamo, ma sape tutto Salento e ora sape tutto il mondo, visto che c'è on demand e live streaming. Come ho imparato, dico i termini tecnici. Bisogna vedere, aia. Ci sta affannando, cattivo, i mani. Fatto. Tra le facce vanno tutte lo stesso, che forma, guarda. No? Guarda. Sì, allora mettiamo la pancetta insieme alla cipolla. Poco di non mi dato aglio. Manco uno stozzo con la prova è andata, Ivana. E ci chiede. De pancetta pochino poco di aglio anche sta bene e mo non bruciare soffriggiamo un pochino non si brucia. Allora guarda, facciamo una cosa, la spicciati va molto che aspetti se roso la pancetta, no? E mettiamo le patate, non le mettiamo subito, le patate, mettiamo subito, sì. Che io sto continuando a metti le patate, vai. Allora, ecco le patate, metto le patate e anche un rametto di rosmarino, Lo taglio perché così
o rosmarino, visto che ho il rosmarino fresco oggi. Ah, sì? Metto il rosmarino, se no. A tagli anche la signora? Da Mondo Nuovo. A Mondo Nuovo si asciuga a tornare? No, l'ho preso prima, sta nell'acqua e si è mantenuto bello fresco. Ah, bene. Quando si asciuga no, più la menta l'altra fiata? Sì. Ah, visto l'altra settimana che aveva la menta fresca, che poi era fresca ma non era molto saporita. No, perché adesso non ha la possibilità di crescere col sole. Col sole, quindi di insaporirsi. Ecco, metto rosmarino, se non abbiamo rosmarino si possono mettere pure gli aromi per arrosto. Vero. Quindi questi si fanno soffriggere un pochino le patate così si insaporiscono. E poi si aggiunge dell'acqua. Acqua, tieni l'acqua? Sì, c'è. Oggi me la sono ricordata. Fa migliori. No, non può, state dicendo una cosa, però mi dispiace, l'Alzheimer state migliora, no, perché non possiamo dire cose spiacevoli, no, sono malattie brutte, bisogna neanche scherzare. Vabbè, mettiamo questo, no? Ci sta minti. Sale fino, non invece sale grosso. Sì, da tanto quello calore non si squaglia poi. Sì, va. Allora, facciamo un'altra cosa. Solo che non mi regolo bene con il sale. Posso fino. Leggere un'altra mila intanto? Sì. No, ci ne rimaste, va? No? Aspetta, mi faccio così, guarda. Allora, facciamo così, guarda. Ecco, io l'aggiungo culata, con diventare tanto. No? Eccola. E mo, e schiaccia. Aspetta, vediamo una questa del cicca, no? Ah. Allora, facciamo così, mentre tanto levi tutto. Leggo, Marcello Totì, mi ha scritto. Ciao carissimo, mi chiamo Marcello Perrone, nato a Gallipoli Vecchio, in via, addirittura, ma pure via mi ha scritto, in via Cardami, a davanti alla Pulitate, infatti lo so che è da via alla Pulitate, ormai 40 anni fa, e da 20 vivo a Trento, ovviamente per lavoro. Grazie al sito di Teleonda, sia il live streaming sia l'on demand, riesco a gustarmi la vostra stupenda trasmissione, anche su suggerimento di mia madre che vive a Gallipoli. Tutte le volte che ci sentiamo mi chiede se ho visto la vostra trasmissione e mi confida che lei prova tutte le vostre ricette e guarda caso c'è mai una volta che dice che non erano buonissime, va, pensate. Allora, ora dopo tutto questo prolisso prologo giungo al dunque, ti chiedo gentilmente se puoi, fiato scritto, se puoi mandare ai miei anziani genitori, ci me sente ne me citene che la chiamate anziani, i miei saluti nella puntata di sabato prossimo 4 febbraio, così da fargli una gradita sorpresa, e io se mi dai l'ok gli dirò di ascoltare con attenzione i saluti che farà in trasmissione, sarebbe una cosa veramente eccezionale e per la quale ti ringrazio di cuore in anticipo per quello che potrai fare. I saluti sarebbero tantissimi cari saluti a Luccio Perrone e alla Lucia Morè, dice Morè, dice un'angiuria tra i mauma, da parte del proprio figlio prediletto Marcello, moglie Titti e nipoti Andrea e Silvia da Trento. Sono sicuro che rifarai il possibile. Grazie. Continuate così, dice, siete grandi e non è ipocrisia la mia. Poi torna Nadu posto scritto. Quando è, dice, che facite un bello purpo con le patite? Allora, caro Marcello, un purpo con le patite l'abbiamo già fatto nella prima edizione, quando si chiamava Gallipoli in cucina, e ovviamente non è inutile replicarla. Allora, se vuoi la ricetta effettivamente, basta, se non so se ce l'hai il libro, vai sul libro e c'è la ricetta. Comunque il libro si chiama ci mangiamo a casa la zia Ivana, e ricordiamo che è in tutte le edicole di Gallipoli. E io avevo cominciato intanto a tagliare i funghi e mi ero dimenticata che qua dentro io metto pure, queste sono le croste del parmigiano che sono riuscita a salvare da Luigi. io sono un sorgio con le croste del parmigiano. Perché come vedete un pezzo di parmigiano si taglia la crosta per mangiarla. Ah, quanto insomma, la crosta è meglio ete per bisogna me. Avere la pazienza di pulirla anche quella col parmigiano reggiano che ci sono tutti i buchetti. Così io col coltellino questo non qui. Non me contare le croste. Questo va. Qui piccolo pulisco tutto. Incia la P, tutti. La R, no? Guardi i buchetti. Poi me le conservo, cioè le taglio a dadini. Fallo però in bagno che naga la salvata. Ma che zingara ragazzi, senti una zingara. E li metto dentro insieme perché danno un buon sapore. Metto a cuocere insieme alle patate. Io soffreno. E qui da me vieta queste cose. Metto il coperchio e questa qua cuoce. Intanto puliamo i funghi qua. Pulizza. Cioè taglio i funghi. Sono già puliti e lavati.
Pane e Cioccolata, che è uno pseudonimo che viene usato su internet da quando non si vuole scoprire chi sono, praticamente mettono dei nomi strani. Questo è Pane e Cioccolata. Dice: è un piacere guardare la zia Ivana cucinare, ma la soddisfazione più grande la dai tu, papì, quando assaggi i suoi ottimi piatti. E anche quando non sono proprio di tuo gradimento, riesci sempre a trovare, dice, un modo simpatico per venirne fuori. Beato te che puoi gustare tutte quelle bontà. Ha detto che faccio giù, l'altro giorno mi disse, ti non te comporti buono, dice, faccio giù, dei mintu, che hanno non picca d'arsenico. Così ha detto. Io. Punta, non me la dita te? Questa mo te la stai quindi inventando. Quindi ci mogliono, sapete che c'è una mandolinata con l'arsenico. Questa mo te la stai proprio inventando. Non è vero, me la dita. Me l'ave dita, cristiani miei. Se la nega, dice, qui lo dico e qui lo nego. Sto scherzo, chiaramente. Io. No, assolutamente. Mi vogliono bene pacci. Dice, tanto damo che mi viene in culo a conteggio. Appunto. Allora, vedi? Appunto ci significa. Come ci vivi? Ma non te l'ho detto io che li metto. Valentina Virgilio, dice. Serico, non fosse altro per i miei nipoti, no, che resterebbero senza padre. No, ne mal... Parietti, no, ma l'arsenico lascia le tracce, non mi ricordo quale ovidenico hanno lasciato tracce. Almeno facciamo crescere Sara e Sofia un pochino meno da Sì, se cose non hanno loro. C'è logico. Certo, ciao Sara e Sofia, monsignore Corvide, va. I nonni sono importanti, io lo so io perché io sono cresciuta con la nonna. Con la nonna, sì, lo so. Purtroppo ho avuto... Che cosa hai avuto? Non ho avuto la fortuna di conoscerli tutti i nonni. Sì, lo so, perché nonni materni sono morti. I nonni materni sono morti, non li hanno conosciuti neanche le figlie più piccole, perché erano piccole. Certo. Allora, Valentina Virgilio, vedo sempre tutti i sabati la vostra trasmissione, ecco la Ivana la Mila contro di te. Sei fantastico perché schietto e solare. Passiamo un'ora insieme ridendo a crepapelle. Solo dice una piccola osservazione. Ci vorrebbe al tuo fianco una cuoca un po' più simpatica. Zia Ivana è un po' triste e taciturna. Ti saluto, ciao. Cara Valentina Virgilio, no? Allora, devi sapere che ognuno di noi ha il suo carattere. Ma persi l'inchiali, Ivana mia, la vecchiaia è una carogna. Allora, vieni qua che lo recuperati. Allora, stavo dicendo, Valentina, che ognuno di noi ha il suo carattere. Il bello di questa trasmissione è che io sono così esuberante, spontaneo, schietto, scherzibile, comunque me, puoi dire tutto quello che vuoi. Ma e il bello è anche che c'è l'antagonista, nel senso che Ivana di carattere è una persona così schiva, riservata, modesta, ma la modestia non deve essere presa come in senso negativo. La modestia, quando è un pregio, è un valore aggiunto. Allora, Ivana è così, Ivana è calma, tranquilla, rilassata, certe volte dà l'idea di essere fredda, distante, distaccata, ma non è assolutamente vero, è il suo carattere, come si asciuti, va? Speciale. Vedi? No, Valentina mia, cioè, non è triste. Cioè, è non sono per niente triste. Infatti, io. Ma cioè, noi che ti conosciamo, forse, lo sappiamo. Vabbè, evidentemente ho dato questa dai impressione. Dai questa impressione, certo. Quindi non è che io me la prendo, cioè io no, non sono triste, proprio tutt'altro, chi mi conosce, chi mi avvicina sa che non sono non sei triste, che non sono triste. E non solo, ma nella nostra cioè, casa non regna la tristezza, non assolutamente. Non sono di quelle persone che magari mi piace fare casino, fare eccedere, baraonda, eccedere. Allora, vabbè, Valentina, ti abbiamo risposto. Ciao Valentina. Vabbè, vuol dire che da oggi in poi farà qualche sorrisetto in più. Assolutamente, non devono pensare che me la sono presa. No, lo so, io l'ho detto che sei molto autoironica. L'importante è che per te non si travalichi nella volgarità, l'abbiamo sempre detto. Questo sì. Possiamo dire tutto escluso la volgarità. Allora, un po' d'olio, aglio, mettiamo i funghi. Sì, ma non devo andare da fuori, va? No, eccolo. Un pezzettino solo ora. Questi praticamente sì, trifolati sono? Sì, li mettiamo tutti, tanto sì. Ah, funghi trifolati. Tanto se restano poi non... Quindi sale. Ricordiamo che là dentro abbiamo messo a finire di cuocere le patate, no? Sale e prezzemolo. Nel cucinino? Ecco, perché adesso la gente dice come prima c'erano le patate, adesso intanto messo che i tu parlavi le ho portate abbiamo spostato di là in cucina perché... per farli cuocere, certo. Allora. Allora, mentre fai quindi questo... abbassiamo qua perché devono cuocere, tirare fuori l'acqua. Allora. Metto quindi un po' di prezzemolo. Quindi i classici funghi trifolati, no? Sì.
cioè non erano un piatto nostro tipico questo, però ormai fanno parte della nostra cucina perché sì, mo i funghi vengono anche, sono anche nostrani, li coltivano, ne sì, coltivano sono tanti, coltivati però tanti qua da noi, cioè questi sono sempre coltivati, sono i funghi champignon questi, Allora, Marco Ferilli, ciao, sono Marco, vi scrivo da Nardò, da Nardò, provincia di Lecce, ma specificato. Ferilli, non lo so, non lo so, lo sappiamo che Nardò, caro Marco, in provincia di Lecce, perché esiste una Nardò in provincia di qualche cosa? Può darsi domanda, che ce ne siano darsi, altri. Come c'è una Gallipoli in Turchia, che in turco si chiama Gelibolu, e qua si chiama invece la chiamano Gallipoli. Allora, Marco, vi scrivo da Nardò, dice: siete troppo forti, vi seguo ogni sabato, i piatti della zia Ivana mi fanno sempre venire l'acquolina in bocca, in bocca al lupo per la trasmissione, grazie Marco. Chiano chiano sta cosa, cioè, no, certo. Quando li tagli è che si fanno, diventano così. Allora, Giuseppe Fracasso, seguo ogni sabato pomeriggio in diretta live streaming la vostra bella trasmissione, se non ci fosse stato il computer, va in quest'era di computer, e ci avrebbero visti in pochi. Sì, no? Ma è logico. Nel nostro territorio. Adesso con lo streaming e con l'on demand ci vedono veramente, ma forse i nostri telespettatori, la gente che ci segue, può pensare che noi esageriamo. Ma non è così, perché effettivamente le richieste sull'on demand, peccato che non c'è un contatore che possa far vedere quanti contatti ci sono, ma si vedono tutte le puntate, dalla prima alla 22 che verrà caricata fra qualche giorno. Sì, ma cioè, soprattutto la gente che sta fuori, infatti, quando vede queste cose, cioè si sente a casa. Cioè, infatti, guarda, hai colto proprio nel segno, si sente a casa. Allora, diceva Giuseppe Fracasso, seguo ogni sabato pomeriggio in diretta live streaming la vostra bella trasmissione. Desidero complimentarvi con Sevana e Luigi e tutto lo staff di Teleonda per la simpatia con cui presentate le puntate. Inoltre è sempre poi bello scoprire le tradizioni, ma soprattutto le ricette tipiche del nostro Salento. Un caro saluto da Giuseppe Fracasso da Parabita. Walter Erroi, che l'altra volta mi aveva mandato l'email per salutare, per mandare gli auguri alla figlia che compiva un anno, dice: sabato mi avete fatto morire. Avevo voi che preparavate i panzarotti che a me mi facene morire. Mia moglie e cugina che stava preparando la torta con gli amaretti e quella col cioccolato bianco per il compleanno della bambina. Cioè non sapia chio a no, guarda come dice a Galatina, non sapia chiui a dove era dare a capo. Dice: sabato facevo cucina salone, salone cucina. Tornando alle cose serie, volevo chiedere alla zia Ivana, ecco un'altra, una richiesta, se ci può fare vedere una buona ricetta per fare la marmellata di arance, dato che questo è il periodo giusto. Ciao, un grosso abbraccio, Walter. Vediamo se riusciamo, sì, se a raccogliere un po' d'arance, Walter, poi... promesso, prima o poi la faremo la marmellata, anche perché dobbiamo far vedere, oltre alla cotugnata, dovremmo far vedere qualche marmellata un po' particolare, Ivana, soprattutto queste di stagione con le arance. Sì, no? Queste cose. Allora, io adesso le schiacciatine. No, notare le schiacciatine. No, bravo. Lo sto uscito buono, grazie, cagnata mia, ci si ingarbata quando vuoi. Allora, le schiacciatine adesso le passiamo qui nell'olio, ho messo un pochino di olio. E le facciamo a metà cottura. Le facciamo queste rosole, ne diciamo. L'ho abbassato prima, adesso sto abbasso il fornello. Ma vanno tutte? Facciamo un bagno. Perché i funghi li ho portati pure di là, in cucina, che ci sono più fornelli. Non c'è la pasta praticamente che sta a cucina. C'è la pasta, epatite, sì. E i funghi si stanno cucinando di là. Se no ne potete uscire e facciamo vanno bene, Ivana, non ne vale la pena. Ne vale proprio la pena. Comunque cominciano a friggere queste. Le giri. Le giriamo. Quindi non la fare con l'uvino, no? Intanto possiamo togliere. No? Ivana, non la fare con l'uvino, no? No, non lo metto il vino. Se me lo serve più che tolgo tutto io. Sì, questo si può togliere tutto di qua. Togliamo tutto. Allora, tranne il formaggio. Ma queste cose si possono togliere, sì, anche perché abbiamo finito con la preparazione, sì, adesso bisogna mischiare praticamente e fare le schiacciatine, benissimo. Vabbè, comunque dico non... Vabbè, se in caso serve qualche cosa la prendiamo, va, non c'è problema. A qua stiamo, noi ne fucimo. Sì, quindi adesso queste, una volta che sono fritte, cioè dico si sono cotte... Quanto tempo sto impiegando qua? Ah, volevo dire una cosa. Dimmi. A proposito della frittura, ti ricordi del fornello? Ah, ecco, sì, perché non usa già l'uglio dell'olio. Non, perché non è che è lento il fornello va bene, perché con la... E cicchiera? Cioè, è la padella che non è adatta per questa per la piastra elettrica, perché
Il fondo è ondulato ed è fatto apposta per non far attaccare le cose quando vengono messe a friggere, no? Ho capito. E quindi non aderisce bene alla piastra. E il calore non si spaggia per tutto il fondo. Alla piastra e il calore non... E quindi l'olio non frigge. E quindi cioè c'è dispersione di calore, no? E quindi si... non frigge, Le cose si scoprono... C'è. Quando le capi e cose come questa padella, credo che non è anche questa. Ah, oh signore, oggi. Vediamo. No, ma sta scarpa. Sì, sta scaldando. Sì, ma c'ho la mano di Dio, vedi, ci fai. Ci vuole molto tempo. Ivano, non è che si ginge, no? Torna. Vabbè, io intanto leggo sempre, faccio in mila. Ci ho preso questa che è antiaderente, se no si appiccicano, sì, le incollano sì. Allora, Teresa Tricarico. Quella della famiglia, della razza o mia o tua, perché quando poi è finita la trasmissione abbiamo iniziato a discutere ma quale, ma quell'altro, ma no, ma sì, ma no. Ida dice sì, ho capito chi è Teresa. Ho detto se ho capito. Ciao, dice, ho seguito la puntata di sabato e ho visto che avete letto il mio post, anche se non era precisissimo. Il grado di parentela è detricarico da parte della zia Ivana, del tipo che mio padre è cugino o della zia Ivana o della mamma della zia della Ivana. Mamma, dice, non ho capito bene. È anche cugino, il papà, della Teresa, che ha fatto i mila affanti per la puntata di Natale. Sì. Quindi, voglio dire, di tua mamma e della zia Teresa, perché sono sorelle. Ma lei non è tricarico, il marito è tricarico. Faccelo sapere per l'anima degli morti, abbiamo discusso tutta una domenica. Almeno, cioè, di Teresa e Tricarico, a meno che no. Teresa, ma la Giuditta, ma io quando condevacimo quella razza in tavola, dovete sapere. Sì, l'hai detta. Ah, sì, vabbè, la ripeto, tanto ormai l'ho detta. Ho cominciato a friggere qua. Spunta, dai, fanne te, io conto. Cameraman, please, da me, vieni qua, caro, sì. Oh, allora, dovete sapere che ogni domenica, dopo aver mangiato un babì, ed è un figlio del giochio. Perché sapendo che la zia Ivana è tosta come un mulu, sa che caccia una razza qualsiasi. E gli dico, qui giù a Tittu, che era parente, se gira a faccia, no, non è te zio, è te crussupino, per esempio, no? E allora iniziamo a discutere. No, lei dice, no, io lo conosco buono. Puntualmente la zia Ivana ha sempre torto. E non l'ammette mai. Allora io ho coniato uno slogan. Dopo che mangiamo e dopo la discussione, dopo non è che andiamo a team, si discute ad alta voce. No? Se si dovesse litigare, no. C'è stupidate. Infatti, allora io che faccio? Faccio, dopo che si è spicciato tutto, faccio, dacci oggi la nostra razza quotidiana e va su terra. Però sempre c'è mia moglie e l'assistente di studio, la Giovanna, candetana in capo, perché sono più precisi, che se ricordano meglio, caida come me, temina cari scordosa. E beh, va? Tino giusto. Per quanto riguarda Teresa, dico, io non voglio dire il cognome, potrei pure dirlo. Oh, beh, dico, non penso, no, che... Vedi, fanno cangarramo. Se lei... E dillo il cognome. Non è che vai carcerata. È Montecchio lei, a Teresa, no? Montecchio? Se sei Teresa Montecchio, batti un colpo. Cioè, il marito è tricarico e sono entrambi. Facci vedere tutte sfidite. Batti un colpo. Sia il suo padre, il padre di Teresa, sia il padre di suo marito erano cugini di mia madre. Di tua mamma. Vabbè. Di mia madre, ma uno paterno e l'altra materna. Sì, perché non ho carico, non c'è due. Vabbè, va, giù capito, sì, una Teresa Montecchio dovrebbe essere. Speriamo, cioè, che dentro. Io ho capito che è questo. Va bene, cioè, se sei tu, può bacci darsi un colpo. Che non è lei, che è qualche altra Teresa nella famiglia che io non ho, Ivana, più non che... conosco. Quindi queste. Allora, queste sono pronte, cioè non devono essere proprio cotte, perché le dobbiamo cuocere ancora in forno. Io adesso posso fare le passo niente. Qua. Aspetta, no? Non mettiamo i funghi, ecco, i funghi furia sono pronti. Ah. Sono cotti belli, dico, cioè sono rimasti belli bianchi perché erano proprio freschi i funghi. Freschi, erano sì. Belli, a volte li trovi che sono un pochino scuri. Ma è vero, ma quando si cuoce ne diventa scuri, sono velinati, o è una leggenda metropolitana? Penso che la sai già, no? Che è una leggenda metropolitana. Ecco, i funghi se sono velenosi e basta. E basta, non è che si fa. Ivana, ci ha messo già detto, te bruci con l'anca. Io cocci, no. Allora, questo lo mettiamo. Mettili qua sopra, no? Dai, così. Questo qua. Ecco. Questo lo mettiamo, vedi, un po' di funghi sopra, qua uso le mani. Non le mettere muti, sennò catene. Ecco. Diciamo quelli che sono. Ah, ecco, così ci sono. Sì, ma io le conosco queste, dai, faccio macu, ma le conosco. Sì, queste le conosco, ce le abbiamo fatte. Testate a mondo, non le faccio spesso. Infatti.
Capo è una fiato Manuele, disse, facci domenica vengo con mangio al mondo, no, disse Manuele. Non è mai venuto, mai. Se ha da fare. Mai. Mai. Se ha da fare, mai. Da lavorare, vergogna, non, è, non è pensionato come te. Ecco, come me. Come te o come me. Ah, ecco. Ma lei non sa che io sì sono pensionato, però io è come se lavorassi. Perché faccio tante delle cose. Per conto mio, è chiaro, non è più un lavoro. Io non faccio niente, no? Deve, c'è a fare te. Io faccio tante cose, faccio brasepi, libri, cose, tutto faccio. Ah, devo ringraziare le persone che mi hanno contattato a proposito della Donnara. Ci sono state due o tre persone che mi hanno contattato e mi hanno lasciato il recapito. Vi ringrazio tantissimo e fra poco verranno contattate. Una di queste signore l'ho già contattata. Grazie, grazie a tutti, veramente. Allora. Ecco qua. Allora, quindi guardate, le schiacciatine sono queste, mettile qua, Ivana, così vedi. Oh. Sono coperte con io questo formaggio. Questo è che formaggio? Galbanino? Questo è formaggio tipo Soresina, Galbanino. Sì, sì, ho già capito qual è. Tipo Soresina, sì. Ho tagliato questo. Aspetta, un pochino. Aspetta, la meglio questa che sembra caduta, vedi? Ne ho tagliato un pochino, poi se serve ancora c'è l'altro. Sì, sì. No, non penso che la facciamo, no, poi non sto una mentire, non è che l'hai... Cioè, volendo si può mettere pure... Qualsiasi tipo di formaggio che... La che... sottiletta, infatti. Io non amo molto le sottilette. Ma chi piacciono? Io, sì. Cioè, quella cosa appiccicosa, appiccicaticcia, non mi piace. Ma poi se squaglia talmente tanto, che diventa una crema, e a me non mi piace. Mi piace poco la... Mettine un pezzetto qua, un pezzetto qua, Ivana, guarda, eh? Sì. Sì, hai visto? Ecco. Basta, dammi quello che me lo mangio io. Quindi dammelo che me lo mangio. Dammelo che me lo mangio io. Mamma mia. Faccio che non sono tutti addormenti. Mamma mia, ci faccio di male io, la vita mia. E poi ci sta facendo? E dai un altro poco perché... Cacci in c'è a tutte vande, nubiti. Lo voglio mettere un altro poco qua. Qua. Alla faccia tu allora, siamo. Figurati, la scusa è buona. Mamma mia. La scusa è buona. Mamma mia. Formaggio, colesterolo c'è il formaggio. Bene, un colesterolo poi se faccio... Ecco, questo qua, qualche minuto... In forno? In forno. Un tempo se squaglio il formaggio, no? Il formaggio, no, mica vado io. Sono pronti. Ma vabbè, tu leggi, devi leggere qualche mail altra. Tanto hai voglia. Ho detto all'inizio della puntata che ce ne sono tantissime, ed è vero, veramente, tante, vi ringraziamo. Anzi, scusate, ma vi invitiamo a mandarne altre. E soprattutto di iscrivervi al gruppo Ci Mangiamo Osci e di seguire le puntate, come vi diciamo sempre, con lo streaming o nella sezione on demand. Allora, segni di stile Rita Maggio, sì, brevissima. Siete stati simpaticissimi, complimenti, si vede che ha visto l'ultima puntata. Valentina Mercuri. Ciao, ti volevo richiedere di salutare nostra madre Lorena che vi guarda sempre e che riguarda anche tutte le registrazioni. A volte... Allora, ti volevo richiedere di salutare nostra madre Lorena che vi guarda sempre e che riguarda anche le registrazioni a volte. Vabbè, casomai se ne perde faccio in cuna. E saluta anche il nostro papà Luigi. Allora, madre Lorena e papà Luigi, un abbraccio da Valentina e Federica, grazie. Chiara Fersurella dice, grazie per aver letto la mail durante la trasmissione. Ne approfitto per rinnovare i complimenti a voi che conducete il vostro programma con semplicità e soddisfazione. E un saluto alla meravigliosa città di Gallipoli, città di mia mamma Annarita. Ciao Chiara e ciao Annarita. Ecco, un attimo, Luigi. Vai. Qua le patate sono cotte. Cioè sono la pasta cotta al dente, adesso la prendo qua così in modo da avere poi la possibilità se c'è bisogno di acqua. Ah sì, perché in genere si conserva l'acqua di cottura, no? Sì. Ah, questi ditalini sono, no, Ivana, come il tipo di pasta ditalini, sì. No? Ditalini. Sì, ditalini, poi ci sono diverse misure. Beh, veramente per la pasta a patate questo è il taglio che preferisco io. Per fare la pasta a patate ci sono tante altre di qualche forma, questa a me questa mi faccio morire. Anche le pennette, quelle più sottili, sono buone, le pennette piccole, sì, quelle tagliate piccole, sì. Ecco, non c'è niente, manco un gnoccolo. Uno ecco un altro. Allora, no, ce n'è un altro. Ai, sorta mia, chi non ti gnoccoli ed no, andava in altri, qua l'hai visto questa, no? Chiude uno, togli e mezzo andava, vieni mo non da qui davvero. Allora, questa mo deve cuocere ancora poco. Allora, bisca, vai, io leggo.
Marco Klaus Ventura, ciao un babì, bellissima l'ultima puntata del Ci Mangiamo Oci, gli involtini di Scalora sono da provare. Lo fatto è che li panzarotti dei patate, saccio già come sapene e come su buoni. Io quando devi dia mangiare di panzarotti, inghiutti in continuazione. Insomma, sta fiata si stato davvero insopportabile. Ovviamente scherzo. Complimenti ancora e un grande saluto alla zia Ivana. Ciao, Marco d'Alezio. Salutiamo tutte le persone di Alezio, tutti i nostri telespettatori di Alezio e salutiamo anche tutti quelli di Nardò per quella email che abbiamo letto prima dell'amico, adesso non ricordo come si chiamava, però aspetta che vediamo così lo ricordiamo. Anche perché a Nardò noi siamo quasi di casa, diciamo, no? Deve. Con tutti i parenti che abbiamo. Io non sto di casa a Nardò, nel senso che non sono di, cioè, sì, non siamo di casa. Tu sei di casa perché hai la casa a Mondonuovo d'estate. Vabbè, ma poi ci sono tutte le saluti, vabbè, parenti, lo saluto nostri, tutti quelli, no? Di Nardò, vabbè. Ciao a tutti i nostri telespettatori di Nardò e di Alezio. Allora, Vincenzo Mauro, caro Mbappé e cara signora Ivana, vi seguo sempre su Teleonda Streaming. Ho seguito tutte le vostre ricette. Scrivo dalla Germania, ma a Gallipoli siamo vicini di casa. Anzi, dalla Germania scrive. Io abito al numero 10 di via Goldoni. Aspita, proprio di questa è casa mia. A casa tua. Complimenti per il programma e per tutte le ricette che già conoscevamo, essendo gallipolini anche noi. Vengo al dunque. Guardando la 21ª puntata... Hai parlato di vecchie foto della tonnara o di qualche tonnaroto ancora in vita. Ti do dice una bella notizia e ti dico che forse l'ultimo tonnaroto ancora in vita è il suocero del mio fratello, che si trova anche lui qui in Germania ed ha la bella età di quasi 80 anni. Ha già stampato un libro di vecchie foto della tonnara, mi metterò in contatto con lui casomai vorrebbe inviarvi qualcuna delle sue foto. Vi saluto cordialmente, te la zia Ivana, fammi sapere, aspetto una risposta, ciao. Ecco, qua la pasta e patate è pronta. Le schiacciatine sono pronte. Allora, dobbiamo dire che questa è in bianco, pasta patate in bianco, senza pomodoro, perché a voi in genere, a voi tutti piace. È chiara. Piace sì, così. Sì, a me. Però, la pasta patate piace in bianco. Volendo, nelle patate si possono aggiungere dei pomodori pelati, un po' di salsa. Certo. No? Un po' di salsa. Girala un po', Ivana, di pomodoro. E perché la devo girare? No, casa si incolla, vedi? I funghi sono pronti? Sì, devono essere, i funghi erano pronti, no? Abbiamo no, preparato le schiacciatine. Le schiacciatine. Penso che ci vuole qualche minuto. E allora, quindi stavi dicendo si può aggiungere un poco di pomodoro. Allora, ho finito, sono solo due altre mail. Ciao a tutti, sono Rocco da Scorrano, ciao a tutti i nostri telespettatori di Scorrano. È da un po' di tempo che vi seguo, però non avendo internet non potevo farvi complimenti, perché siete veramente bravi. E adesso, visto che l'ho messo, vi dico ancora bravi e complimenti. Mi facciti curriciu sempre, si vede caridere, si dice riciu a Scorrano. Buone le patate fatte in padella e non in forno. Ciao. Quali erano le patate fatte in padella e non in forno? Sì, quelle che abbiamo fatto. Quali erano le va? Non mi ricordo insieme. Ossia, visto facci puntata vecchia quando facciamo le patate con rosmarino? Sì, ma questo adesso l'abbiamo fatte. L'altra settimana i panzarotti forse? No, i panzarotti. Che abbiamo fatto con le patate? Non mi ricordo con le cose l'abbiamo fatto, con gli involtini di mortadella. Ah, è vero, sì, ha ragione, bravo. Visto? Grazie, sai Rocco da Scorrano. L'ultima puntata, l'ultima mail. Gentilissimi, dice, oltre ad essere ahimè sindaco, ci ha scritto un sindaco, siamo importanti, sono un convinto estimatore della vostra trasmissione Ci Mangiamo Oci. Guardando la trasmissione condotta eccezionalmente e simpaticamente dalla zia Ivana e dal conduttore Luigi, che non vuole essere assolutamente definito tale, dimostrando invece di essere un bravissimo conduttore, grazie sindaco, ho immaginato di proporvi di realizzare una serie di trasmissioni legate al culto di San Giuseppe e alle tavole adesso dedicate. Sì, sarebbe simpatico, almeno credo, proporre le ricette delle pietanze tipiche della tavola di San Giuseppe. Che ne pensate? Sarebbe bello vedere la zia Ivana per una volta da insegnante a discepola, con Luigi che la punzecca simpaticamente. Saluti Ettore Caroppo. Grazie sindaco di averci scritto, io l'ho già contattato, vedremo cosa si potrà fare. Grazie sindaco. Quindi, allora adesso è pronto, poi vediamo dopo, vediamo che stanno le schiacciatine. Andiamo direttamente all'assaggio, ci fermiamo un attimo e andiamo direttamente all'assaggio. Ci vediamo dopo. Allora, come diceva Nunzio Filocavo, miei cari amici vicini e lontani, guardate il risultato delle schiacciatine, vedete il formaggio si è sciolto e quindi i funghi non cadono più da sopra le schiacciatine perché sane zaccati. Ma poi anche se cadono nella teglia. No, voglio dire. Dico, no? Quindi... Allora, le specialità che la zia Ivana ci ha preparato oggi sono, italiano proprio,
pasta e patate in bianco e schiacciatine con funghi. Vi leggo solo le dosi, però mi diceva Ivana che queste sono dosi più o meno relative. È chiaro che con la pasta e patate, se mettete qualche patata in più o in meno, un po' di pancetta in più, non ha importanza. Quindi pasta e patate, 3 patate di media grandezza, 200 grammi di ditaloni, che è questa specie di pasta, 50 grammi, ma volendo anche altri l'abbiamo pasti. Già detto prima, 50 grammi circa di pancetta affumicata, infatti questi pezzettini sono pancetta affumicata, un ciuffo di prezzemolo, una crosta di grana a dadini, olio, sale e pepe quanto basta, un pizzico di aromi per arrosto o un rametto di rosmarino come abbiamo fatto noi, e poi grana grattugiato quanto basta. Mentre le schiacciatine con i funghi e formaggio sono 300 grammi di carne macinata mista, maiale e manzo, spesso si mette anche un poco di cavallo, 4 cucchiai di formaggio grattugiato, toscanello e sardo insieme, 4 cucchiai di pan grattato, un ciuffo di prezzemolo, un uovo, sale, pepe e noce moscata quanto basta, 2 spicchi d'aglio, la buccia grattugiata di mezzo limone, 200 g di funghi champignon e 150 g di formaggio fondente che serve per coprire. Anche queste sono quantità indicative. L'abbiamo detto. Si mette. Allora Ivana, dammi il piatto così proviamo sta pasta e patate. Poca, però lui lo dice. So, no? Guarda. Ecco. Io, vabbè Ivana, ma a me mi puoi dire poca secondo te? Ma benedetto nostro Signore, mi puoi dire poca a me? Me ne mettono piccate. Vediamo poi com'è. Si mette sopra un po' di formaggio, grana, grana questa volta perché sì. C'è già il toscanello dentro, no? Il grana stesso e un pochino di pepe anche, ecco. Che lo gusta. Io, questo con la forcina si mangia, da con la cucchiaia. Con cucchiaio, sì. C'è su mapu. Allora, vediamo qua com'è te. No, perché io in base a com'è te questa, no? Il pepe non ne metti? Ivana mia, dice c'è brutta la vista dell'occhio. Allora, aspetta, vediamo. No, in base a come alla faccia che faccio io, poi mi regolo c'è l'Emanuele, ti piace o meno. Vedo? Vediamo. Mamma mia. Manuele, vai buono stasera. Ti tocca fatta patite, ti guida spettacolare e le schiacciatine. Veramente Ivana. E vabbè, ti ripeto, io la conosco. Però non tutti fanno la pasta e patate in questo modo, con la pancetta soffritta e cose varie. Quindi questa è ancora più buona. È buona anche quella che si fa normalmente. Molto spesso quella classica è con il sugo, no? Sì. Con i pomodori. Mamma che buona. A me veramente piace. Pure con i pomodori. Un saluto a tutti i nostri telespettatori che sono invidiosi che noi mangiamo. Ciao, invidiosi, come diceva quello dai... Un'altra cosa che volevo dire. Gerdicalati ci ha invidiosi. Al posto della pasta si può fare anche il riso. Cioè si può mettere il riso. Spesso si fa riso e patate pure così, è riso vero. Riso e patate è anche molto buono. Cioè invece di pasta si fa bollire il riso e si mischia con. Mi va, la prossima volta, veramente, ma a parte scherzi. Mi ricordo di una ricetta che era buonissima. Nella sua semplicità. Era il riso bollito e poi il pane a dadini raffermo soffritto nell'olio e mischiato nel riso bollito. Non la conosco. Questo era un piatto veramente povero di una volta. Certo, un piatto poverissimo. Ma veramente, ma io la ricordo come che era buonissimo, perché con il riso poi ti capitava questo pane a dadini piccolo, no? Soffritto con l'olio. Più o meno come la ricetta, attento che brucia. Lo so, l'ho visto. Come la ricetta del riso, cioè pasta e ceci, no? Pasta sì. E ceci con i frizzoli. Sì. Allora Ivana. Una sola. Na, secondo te io me devo spiare una sola? No, no, io me ne piglio toi, no? No, per toi è brutto, e corne su toi, va, c'è l'amore. Na, ci dici? Na, c'è l'amore, dai. Na? Compatiti, ma io guardando queste cose fondo, per luciare il vietro. Ah, mamma mia, ci sto buono. Se ti vedono i figli tuoi, senti. Adesso sono calde. Ma vi garantisco, quando le mangiamo fritte, quando rimane, sono ancora meglio. No, queste vanno mangiate calde perché sono il formaggio. Allora, mentre noi mangiamo, salutiamo... Aspetta un po' a birre, va. I nostri telespettatori, ringraziandoli ancora una volta per l'affetto che ci dimostrano, per la simpatia, la stima che spesso
mi viene, come si dice, va, quando uno ti stima, come dice, lei che ti, vabbè, insomma, sì, viene data, che mi viene data, che viene, mi ho capito, era un discorso sgrammaticato che stavo facendo. Comunque veramente grazie a tutti, e grazie a questa 23ª puntata, no, di Ivana, tu che stai mantenendo il conto, è terminata. Vi raccomando, preparate queste due ricette perché sono veramente buone. E un saluto veramente a tutti voi. Grazie a tutti e ci vediamo, Ivana? Oci 8. Oci 8. Ciao, ciao. E ricordate, vedete Teleonda, perché Teleonda è la TV di tutti. Ciao. Ciao a tutti.